La professione dello psicologo non è cresciuta solo in visibilità e prestigio, ma anche nei numeri. L'Italia conta uno psicologo ogni 500 abitanti, la media in Europa è di uno psicologo ogni 1100 abitanti e negli Stati Uniti è di uno ogni 2900. Un uso più adeguato della professione creerà più posti di lavoro, ma se abbiamo un numero di psicologi 6 volte superiore a quello statunitense e 2 volte più numeroso che negli altri paesi europei, allora bisogna riflettere. Sono queste le parole di David Lazzari, nuovo presidente CNOP, che ha elaborato il documento programmatico Psicologia, nuovi orizzonti della professione. Le dating app sono ormai il nuovo cupido nelle interazioni amorose. Non è un caso, infatti, che più di 1,5 milioni di persone abbia conosciuto online il proprio partner. Con San Valentino, poi, l'occasione si fa succulenta. Il data team di Inge individua un più 230% di utilizzo nel weekend più romantico dell'anno, mentre Tinder rileva il picco di traffico tra il 1 gennaio e il 13 febbraio. E sempre nella settimana dell'amore, un più 10% degli iscritti arriva da Bumble e oltre 10 milioni di match da OkCupid. L'OMS indica la malattia cardiaca come il killer numero uno per le donne e i dati ci dimostrano che un terzo della popolazione femminile muore per patologie cardiovascolari. A riflettere su questo è Anna Giulia Bottaccioli, specialista in medicina interna, esperta di medicina cinese e cardiologia di genere. Le donne sono sempre state sottorappresentate in termini numerici negli studi clinici e in effetti il prototipo di essere umano sottoposto a sperimentazione, se ci pensiamo bene, è un maschio bianco di 70 kg e questo è un prototipo che in effetti è stato riproposto in moltissimi studi clinici, anche quelli che riguardano le malattie cardiovascolari. Questo gap negli ultimi anni, proprio su indicazione anche dei maggiori istituti di ricerca internazionali, si cerca appunto di superarlo. In che modo? Inserendo un numero paritario appunto di donne all'interno delle sperimentazioni e cercando quindi di avere più attenzione a comprendere i meccanismi di fondo che sottostanno alla malattia cardiaca in ambito appunto del genere femminile. Tutto ciò che è vitalmente reale crea paura perché non è immediatamente controllabile e consumabile. Lo dimostra Woman as Taboo, dell'artista Jane McAdam Freud, che ripercorre il bisogno di fare i conti con la figura della donna vista come un tabù. La mostra, di cui è stato pubblicato un libro catalogo, ha preso forma nel 2018 a Genova. Ne parla alla dire Roberto Boccalon, psichiatra e presidente dell'International Association for Arts and Psychology. Jane ha sviluppato una sua riflessione in termini estetici valorizzando la sua identità di genere, quindi ha ripercorso la tematica in un qualche modo affrontata da Freud e affrontata da Claudio Costa, ma valorizzando, diciamo, il suo vertice femminile, quindi il titolo dell'opera, che è Woman as Taboo, la donna come tabù, sta proprio a significare questa presa di coscienza, quindi questa testimonianza di questa particolare, come dire, ostilità nel mondo, il femminicidio, ossia l'ostilità rispetto al femminile, in quanto visto proprio come testimonianza della vita, del vitale, e tutto ciò che è vitale mette paura, perché ha a che fare anche con l'infinito. Se l'ansia cresce quando cerchiamo di rilassarci, è un disturbo con un nome, RIA, ansia indotta da rilassamento. Circa il 15% delle persone l'hanno sperimentata, dichiara Cristina Luberto, ricercatrice dell'University of Cincinnati. La RIA, infatti, si sperimenta quando si entra in uno stato parasimpatico di relax, seguito subito da un'impennata del battito cardiaco e respirazione meno profonda. Per questo Luberto ha creato anche un indice di sensibilità al rilassamento, che intende circoscrivere i casi di RIA mediante un'autovalutazione in 21 domande. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.